con grande sorpresa sono finito sul manuale di uno dei più noti esperti di marketing che abbiamo in Italia e avevo letto il suo libro che mi aveva molto così attratto, che mi interessava. Il titolo è molto provocante, Gesù lava più bianco, ovvero come la Chiesa inventò il marketing. È un libro di Bruno Ballardini. In questo tour de force, direi ben documentato e anche un po' irriverente, sulla storia della comunicazione pubblicitaria nella Chiesa Cattolica, Ballardini decostruisce senza tanti falsi ossequi e tutta la dottrina, la ritualità, la teologia, l'architettura, anche l'evangelizzazione, tutti gli elementi propagandistici e in un senso linguistico anche pragmatici, e così fornisce un bel contributo a una, potremmo dire, controstoria della Chiesa, che lui definisce una grande azienda con il settore di marketing più efficace e capillare di tutta la storia occidentale. Questa del resto era anche l'opinione di un certo Monsignor Ernesto Vecchi, che nel 1997 ha detto: il marketing l'ha incominciato Gesù già 2000 anni fa, e la cosa mi ha sempre intrigato. Del resto anch'io ho lavorato per più di 25 anni nella più grande multinazionale del pianeta, che è la Chiesa Cattolica. Anni fa ho iniziato un progetto innovativo che ha tentato di ridire le cose di sempre in modo del tutto nuovo, cercando di parlare all'uomo contemporaneo con un linguaggio che oggi l'uomo possa comprendere. Oggi a far questo ci prova anche Papa Francesco con i suoi pollici alzati, le sue sparate sull'aereo, e devo dire che riscuote molto successo. Più tra i non belongings, cioè tra quelli che non appartengono alla Chiesa, quelli che sono fuori, mentre invece tra i veri believers, quelli che credono, suscita non poche perplessità. Ma anni fa, nel mio piccolo, mi sono buttato, anch'io, a inventare chiese sulle spiagge, caffè teologici e mille altre iniziative che hanno avuto un bel successo. Sta di fatto che avevo letto il libro e mi ero ripromesso di comprarmi anche il sequel, cioè quello successivo, che si intitola Gesù e i saldi di fine stagione. Questo simpaticissimo libro sostiene che la Chiesa è in crisi e immagina, o forse lo ha fatto sul serio Ballardini, che un cardinalone di curia lo abbia chiamato segretamente nelle stanze del Vaticano per ricevere delle lezioni sul marketing, per cercare di innalzare un poco quell'immagine ormai offuscata del cattolicesimo che tutti vediamo. Bene, mi sono comprato questo ebook e il difetto che hanno questi libri digitali e che il mondo digitale deve ancora risolvere è che non ci sono le pagine. Come faccio a citare una pagina? Il Kindle ci mette di fronte, per esempio, delle imbarazzanti percentuali. Non ci sono i numeri di pagine perché basta cambiare il font dei caratteri per modificare l'intera struttura del testo. Allora, che fare? Pare che nessuno ci abbia ancora pensato, ma comunque, più o meno al 78% nella posizione misteriosa di 2976, che non so cosa corrisponda, vengo citato anch'io. Sentinelle del Mattino è definito come market virale e market multilevel. Ballardini dice che io ho importato il metodo dagli Stati Uniti. Non so come faccia a sapere che ci sono stato effettivamente negli States, ma vi assicuro che il metodo è tutto mio. Mi riconosce delle doti grafiche, grazie, e dice testualmente che tutta l'impostazione è decisamente trendy e curata graficamente. Lo ringrazio di questo bel complimento. Dice anche, ma quante cose che dice, che c'è un po' di market stile Tupperware, che per chi non lo sapesse è un'azienda americana molto famosa, fondata nel 1946 da un certo Earl Silas Tupper negli Stati Uniti a Orlando, in Florida. Tupperware lanciò nel mercato il primo prodotto dell'azienda, che fu la famosa ciotola meraviglia, così si chiamava, realizzata con un sistema brevettato di tappo a stappo, che rendeva ermetico il contenitore e di facile apertura e anche di facile utilizzo per gli americani. Tutte le case americane acquistarono quella ciotola e Tupperware divenne nel 2010, pensate, la seconda classificata tra le most admired companies degli USA, cioè una delle aziende più ammirate di tutti gli Stati Uniti. Io ho provato a contattare questo buon Bruno Ballardini nei suoi siti, nei suoi social, blog, quant'altro. Non c'è un cavolo di mail o di form per scrivere a questo benedetto uomo. Possibile che un esperto di marketing aziendale sia così poco comunicativo da non farsi trovare in rete? Se ci sei, Bruno, batti un colpo.